In questo paradiso del scomparino. Pasta fatta a mano, arrosticini e salumi, per non parlare di piatti tipici dell'antica cucina abruzzese come le pallotte cace ove e la pizza e foglie, tutto innaffiato da buon vino. Sembra questa la combinazione giusta per entrare nelle grazie dei giapponesi che ormai da 2 anni hanno l'opportunità di gustare i piatti tipici della nostra regione direttamente nel cuore di Tokyo, a Shinjuku, dove Giuseppe Sabatino e Davide Fabiano portano avanti con passione la Trattoria dai Paesani, primo ristorante abruzzese in Giappone. Novità recentemente introdotte e che spopola tra la clientela sono proprio gli arrosticini abruzzesi che danno filo da torcere ai più autoctoni yakitori, gli spiedini di pollo. Quello che ci fa piacere, che adesso sta prendendo piede più di tutti, sono gli arrosticini abruzzesi che con grande vanto cerchiamo di far conoscere ai nostri clienti. Per sapere direttamente dai giapponesi quali sono i loro piatti preferiti, abbiamo intervistato alcuni dei clienti del locale. Soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Sabatino e Davide Fabiano. Negli ultimi 2 anni stiamo andando veramente alla grande e diciamo che disponiamo di tutti i prodotti solo abruzzesi, ma di più che di tutto abbiamo più di 200 etichette di vini solo abruzzesi. La cucina abruzzese viene apprezzata in quasi tutti i suoi aspetti. Le pietanze che vanno sicuramente più alla grande sono le pallotte cace ova, che fanno impazzire la gente, la pizza e foglie, che ricorda sapori ormai perduti, e la punta nostra di diamante è la ventricina dell'Alto Vastese, cosa che possediamo solo noi qua in Giappone, quindi soltanto noi siamo in grado di offrire questo qua. La pasta fresca che facciamo tutti i giorni, quindi la chitarra non può mancare. Abruzzo, ma i chitai?